Lo scorso mese di giugno ad Alessandria della Rocca si sono svolte le elezioni comunali per il nuovo sindaco. Unica candidata è stata la dirigente scolastica Giovanna Bubbello, sostenuta dalla lista Alessandria Rinasce, che però non è riuscita a diventare sindaco del paese a causa del non superamento del quorum previsto. Giovanna Bubbello ha fatto così ricorso al TAR, evidenziando tra l'altro delle falle nella legge elettorale siciliana, che non contempla gli iscritti all'AIRE e il registro dei residenti all'estero. Sul caso è stato presentato anche un emendamento che dovrebbe prevedere una modifica dell'attuale legge. Ad ottobre si aspetta così la decisione del TAR. Giovanna Bubbello ha anche chiesto un incontro con il presidente della regione Musumeci per discutere sul caso. Io penso che per quanto riguarda l'esito del voto non posso che essere soddisfatta e ringrazio veramente i miei concittadini che mi hanno votato in modo plebiscitario, perché Alessandria ormai è un comune di circa 2.000 abitanti e noi abbiamo avuto 1.440 persone che sono state a votare e che hanno espresso il 97% di preferenza sul mio nominativo e sulla nostra lista, quindi io sono da questo punto di vista soddisfatta e ringrazio tantissimo anche la popolazione di Alessandria della Rocca per la fiducia che ha riposto in me. Resta un problema che è quello di una legge assurda che vede computare tra gli aventi diritto al voto anche gli iscritti all'AIRE, per cui si è sollevato anche un problema politico importante e un pezzo di questione anche meridionale, perché questa discrepanza tra popolazione residente, che attualmente ad Alessandria è di 2.400 persone circa, e un corpo elettorale di 4.300 elettori, è il risultato proprio dell'abbandono del territorio, per cui noi abbiamo ormai più elettori che residenti nel comune. Quindi c'è un problema di scorporo delle liste dell'AIRE, che è un problema politico, ed è un problema anche di fare esercitare il diritto democratico di scegliere i propri rappresentanti. Per cui Alessandria Della Rocca non ha potuto esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione. Questo è gravissimo. Io ho chiesto un incontro con il presidente della regione, che non mi ha ricevuto, non ho avuto nessuna convocazione, né tantomeno mi ha convocato l'assessore agli enti locali. Quindi ritengo che a fronte di una serie di interrogazioni e di prese di posizione da parte del Movimento 5 Stelle e di altre forze politiche come il PD, io mi aspettavo una sensibilità maggiore da parte del governo regionale. Io stimo tantissimo il nostro governatore, perché veramente riponevamo tante speranze, però non posso sottacere che io provo una certa delusione a non aver avuto nessuna risposta alla lettera aperta, a questa richiesta di incontro che è stata presentata da noi. Ho visto che la stampa sia nazionale sia quotidiani che settimanali, quale l'Espresso, hanno ripreso la questione di questi comuni che vengono abbandonati dalla popolazione, perché io ritengo che il vero problema è la desertificazione umana di intere parti del territorio della provincia di Agrigento e della Sicilia. Per cui sono contenta che l'Espresso abbia ripreso la vicenda del diritto politico all'autodeterminazione di Alessandria della Rocca, dei residenti in quel comune, e che l'abbia contestualizzato all'interno della questione meridionale vera, di cui questa classe politica non parla, perché il vero problema ormai è questa desertificazione, questa mancanza di futuro, perché andando via interi nuclei familiari e non nascendo più bambini, è chiaro che questa terra, popolata da Federico II, oggi rischia lo spopolamento totale. Si parla di tutto tranne che dell'emergenza, di come può rinascere questa terra e questi comuni che ormai sono spopolati. Ecco,